Ciao a tutti ragazzi, sono Luciano, che arriverà il basso del Gaming. In questo video sarà la seconda parte, diciamo, di il mio trattamento a questa skin, questo starter pack che è uscito da poco tempo e che quindi, essendo che ci voglio sfruttare un po' di visual su, ci ho fatto sia il prima di shoppare sia adesso il video combo. Quindi vedrete una combo con ogni item del pack, cioè una combo con la skin nel primo stile, uno nel secondo. Una combo con il backpack nel primo stile, una nel secondo e anche con il piccone, due combo. Quindi regà, davvero un sacco di roba, mi ci vuole un po' di tempo a fare questi video, ma lasciate un bel like così ne varrà la pena. Quindi io per il momento non ho nient'altro da dirvi e vi lascio alle combo. Partiamo con la prima combo, cioè quella con la skin proprio, Centurione, con il backpack scudo eterno nel secondo stile. Va bene anche così, se ce l'avete full io ve lo consiglio così, che riprende la parte nera, proprio questo nero metallico ma quasi plasticoso, e questo rosso che riprende i proiettili, è davvero bellissimo. Piccone invece mi sono spostato sulle parti argente e bianche, che abbiamo un po' di parti così, se vogliamo prendere in considerazione i picconi. Sì, i picconi capelli, non so parlare, grazie. Ho dei dettagli sui guanti, se non sbaglio. No, no, forse l'effetto in controluce, non credo comunque. Lì il logo tipo della tempesta, che non ci ho parlato, che è simile a quello di Verge, di Brazzers. Ho un bracciaio come piccone. Deltaplano, Mighty Marvel, ombrello Mighty Marvel, che mi sono rispostato sul rosso, sempre questo rosso plasticoso. Anche la scia, un po' stile tecnologico, agente segreto. Cioè, quella di Lux ha bersaglio acquisito. E come mimetica, ombra vendicativa, perché semplicemente riprendeva il nero. Ne volevo trovare un'altra, regà, vi dico. Se ne avete una, puntate più sul nero. Volevo mettere uomo nero, ma poi era troppo banale, quindi ho scelto di includerci anche il rosso. Se secondo me, avere un piccolo dettaglio sulle munizioni è un po' troppo, a dirvi la verità. Passiamo alla seconda combo. E non che le altre non mi piacciono, ma questa è la mia preferita del video. Skin Lasso, che già adoro. Con il backpack proprio sembra che se l'è portato proprio attaccato al giubbotto antiproiettili, fa tutto una cosa unica, fa proprio. Poi le parti rosse e le parti argente, che sembrano, non lo so, dei dettagli tipo del giubbotto, tipo o della cintura. Con il piccone in medascia, unica pecca è che c'è nella parte giù che neanche si vede, quindi state tranquilli, un piccolo dettaglio blu che non c'è. Deltaplano c'ha gli striati, perché semplicemente è rosso, bene o male la tonalità è quella, e con del bianco che non fa male. Specialista dello speleologo, sia nuovissima di questa season, che ho voluto onorare perché secondo me ci sta bene con così, cioè sempre un po' stile, non lo so, rapinatrice, criminale, quindi un po' con gli esplosivi secondo me ci sta bene. E la mimetica secondo me migliore di tutto il gioco con Asso, l'avvoltoio, che nonostante non mi piaccia tanto, riprende il rosso, riprende il nero e soprattutto riprende il bianco, quindi ci sta da Dio. Passiamo alla combo con il piccone e lama del centurione. Ho scelto intuizione corrotta, puntando più sulle parti argenti che quelle nere, ma comunque abbiamo dei dettagli neri tipo le lenti, il simbolo, come backpack mini luna, perché anche sempre sull'argento, ma con un, diciamo, retrogusto di nero, essendo che è più scuro questo colore argento, questo grigio. Deltaplano semplicissimo, abbiamo l'ombrello, quello della prima win, scia, valigetta per la caduta, per la fuga. Non so leggere, scusate se sono dislessico. Che sì, semplicemente argento, ci sta bene. E mimetica efficiente, e questa, se ce l'avete, tipo io ce l'ho, ma ho preferito questa. Va bene anche maledetto, che sarebbe la mimetica del livello 32, se non sbaglio, del pass season 9, che era gratis. Passiamo con un'altra delle combo più importanti, cioè con il secondo stile della skin. Con il backpack ho scelto blasone dragone nel primissimo stile, perché le parti argente diventano dorate e se ne vedono anche di più, perché non fa cosa unica con il nero che prima faceva. E quindi, essendo che non sono più in combutta, se così si può dire, ho scelto di
puntare molto sul dorato, nonostante tutto ci sono anche delle parti rosse, pure sono una tonalità leggermente diversa e mi dispiace che queste parti nere riprendano solo gli stivali o comunque le attrezzature, un po' di roba la prende, però se vedete è più su un blu scuro, tipo il giubbotto antiproiettili, come picco nero e dorato, sempre per dare questo senso di lussuria proprio, di ricchezza. Il bastone riprende bene o male il colore della maglietta, le parti dorate forse un po' troppo, ma ci sta. Ok, so che il galleggio antiperata può sembrare che non ci sta niente, ma se vedete la bandiera ci sta da Dio. Magari quel viola, però da colore, raga. Poi il polipetto è troppo bello. Bonbon come scia. Ci sta semplicemente da Dio, non c'è molto da dire. Questa è una combo molto strana, ma un po' di roba c'è. E cavalleresco, che era un po' incerto su questa mimetica, perché non è proprio lo stesso rosso. È uno un po' più chiaro. Che voglio puntare più sul backpack, sulle lucine degli occhi, eccetera. La parte nera classico, questo secondo me la potete anche sostituire. Combo col secondo stile della dotazione Gallant, che tra l'altro sto nome lo adoro. Gallant, proprio così. Fa figo un botto. Skin Mariora o Marigold, per più English International, pizza, pasta, peperoni. Che secondo me semplicemente ci sta bene, cioè di solito voglio fare una cosa acculturata, ma o comunque una cosa più profonda, le motivazioni perché ci sta bene, ma poi quando diventa full oro vedete che i proiettili ci stanno bene, sempre con questo stile un po' ufficio, non lo so, mi piace. Piccone impeccabile, che anche questo spacca con Mariola. Deltaplano riservato. C'è anche questo un po' lo stile Mida, però non sono dello stesso set. E vi voglio dire che pure Marigold e Mida non sono dello stesso set. Marigold è del set Tocco d'Oro, invece Mida è del set Spettro Dorato. Se adesso lo trovo, Spettro Dorato, vedete? Quindi non sono dello stesso set. Pure Cupidigia non è del set di Mida, nonostante non ci sia nient'altro. È del set Vendetta di Mida, che erano quelle sfide di oro. E Scia Polvere di Stride, che è proprio da questo stile astrale, ma semplice alla combo. Ultima combo con il secondo stile della lama del centurione. Vega, skin non cagata di striscio, ce l'avrò usato 2 volte io in season 9 quando avevo 20 skin, letteralmente. Come backpack, quello di Mida. Zaino Pugnale d'Oro. Che ci sta da Dio, cioè l'ho visto e ho detto wow. Stavo un po' capendo come farlo. Ho detto, ma sapete che ci sta bene perché un po' questo stile sicario. Ho detto, ci sta da Dio sta bomba. Deltaplano ho puntato più sul giallo dei capelli barra parti dorate, che un po' si fondono, però non è del tutto corretto. Un verdiere banana. Questa parte è azzurra, però da colore, devo dire. Sì, è banane per onorare. Non sono lo stesso set. Questo set banana reale, questo set casco di banane. Quindi state tranqui. E mimetica quella di Cameo vs Chic, cioè Cameo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video combo. Mi raccomando, lasciate un bel like e così random. Scrivetemi nei commenti se volete qual è la vostra combo preferita. E scriverò, cioè lascerò un cuoricino a tutti quelli che mi diranno la propria opinione. Quindi, per il momento, io non ho nient'altro da dirvi e dal vostro blogger. A